Ciao, sono Luca Gianquitto, autore di eBlues Genetics, il primo ed unico corso italiano che ti insegna come imparare a suonare blues in solo guitar style. Prima di continuare ti invito a mettere mi piace, ad iscriverti al canale e a cliccare sulla campanellina, in questo modo non ti perderai i prossimi video. Oggi volevo parlarti di un accordo magico che è possibile costruire sul sesto grado di un blues tradizionale di 12 misure. Ti vado a fare subito un esempio in blues solo guitar style e te lo faccio sentire. Quinta misura, sesta misura, eccolo qua. Settima. Bene, come hai visto, sulla sesta misura di questo veloce blues in solo guitar style, in prima posizione, ho aggiunto semplicemente il mio primo dito al primo tasto della quinta corda. Facendo così, sono andato a cambiare drasticamente il significato armonico dell'accordo di La settima, solitamente quarto grado della tonalità di Mi blues. Quindi, aggiungendo il mio primo dito, stiamo suonando in questo caso un accordo di Si bemolle settima diminuita, completamente diverso dall'accordo di La settima. Volendo approfondire la funzione armonica di questo accordo di Si bemolle settima diminuita, possiamo dire che è costruito sul settimo grado di una scala minore armonica. Quindi questa è la scala diatonica dal quale proviene l'accordo di Si bemolle settima diminuita. Ma questo è un discorso che magari affronteremo in un altro video. Oggi voglio darti uno spunto pratico, quindi andare a sviluppare con un cromatismo ascendente l'accordo che si trova sul quarto grado di una tonalità di Mi blues. Quindi, quando ci troviamo sul quarto grado, andiamo a suonare dunque l'accordo di La settima, dopodiché l'accordo di Si bemolle settima diminuita, seguito da un accordo di Mi settima nuovamente. Come puoi vedere, l'accordo di Mi settima presenta anche questo suono all'interno, che sarebbe il prosieguo a livello cromatico. Guarda, La settima aveva la quinta corda suonata a vuoto. L'accordo di Si bemolle settima diminuita, quindi, procede un semitono avanti, quindi un piccolo passo avanti. Dopodiché abbiamo l'accordo di Mi settima. Se io suono l'accordo di Mi settima non più a partire dal suono più grave, ma a partire dalla quinta corda, avrò completato il mio cromatismo. Ecco perché la funzione dell'accordo di Si bemolle settima ha senso a livello cromatico. Questo accade perché nelle orchestre di Dixieland degli anni 20, 100 anni fa, i suoni eseguiti dai brass, quindi le sezioni di fiati, quando andavano a suonare, amavano fare questo tipo di cromatismo sul quarto grado. Vedi, La, Si bemolle, Si. Adesso questo è stato semplicemente un piccolo spunto a livello armonico e storico, ma la funzione di questo video è darti quindi la possibilità di suonare sul blues tradizionale questo nuovo accordo semplicemente aggiungendo un dito. Andiamo a vedere adesso cosa succede in altre tonalità. Per esempio, se ci andiamo a spostare, per dire, in tonalità di Sol, un po' più avanti, oppure può essere la tonalità di La, ogni tonalità che ha come primo accordo blues questo accordo di dominante, quarto accordo blues questo e quinto questo, possiamo andare a fare questo trucchetto. Proviamolo. Quarto grado, primo grado, primo grado, ecco qua. Quindi, come hai visto, sulla sesta battuta
Al posto di continuare col mio accordo di Do settima, in questo caso perché stiamo in tonalità di Sol blues, ho aggiunto semplicemente il mio medio sul quarto tasto della quinta corda, ottenendo in questo caso un accordo di Re bemolle settima diminuita. Quindi lo stesso principio armonico che abbiamo spiegato prima in Mi. Quindi Do, Re bemolle, Re. Ecco il passaggio che è funzionale a livello armonico, perché avremmo Do, Re bemolle, settima diminuita. Dopodiché, vedi, abbiamo questo accordo nuovamente di Sol col rivolto. Il rivolto è un altro concetto che tratteremo magari in un altro video. Ma il basso è di Re, quindi un suono appartenente all'accordo di Sol, in questo caso utilizzato semplicemente per questo giochetto armonico. Quindi quarto, quinto bemolle, settima diminuita, dopodiché andiamo nuovamente con la tonica, ma a partire dal quinto suono. Tutto questo spiegato a livello armonico può magari creare confusione, ma ripetendo il vero core di questo video, voglio semplicemente darti lo spunto di poter suonare questo accordo all'interno di una forma blues. Quindi andiamo a farlo ulteriormente in un'altra tonalità. Proviamolo in La. Re. La. Re. Eccolo qua. E poi continui finendo il blues. Naturalmente, quando andiamo a suonare in blues solo guitar style, possiamo, una volta acquisito bene il livello tecnico, anche eseguire le note di questo accordo di settima diminuita alternato con le scale blues. Questo chiaramente è più avanzato come concetto, ma voglio farti un breve esempio. Proviamo a farlo nel blues tradizionale in Mi. Quindi andremo sull'accordo di La, dopodiché sull'accordo di Si bemolle settima diminuita. In questo caso posso sì, come al solito, suonare la mia scala blues di Mi, ma potrei anche semplicemente andare a decodificare i suoni di questo accordo di Si bemolle settima diminuita ad uno, lungo tutta la tastiera. Proviamolo adesso in pratica all'interno di un blues in solo guitar style. Blues. Blues. Vedi, qua ho fatto questo fraseggio dove sono andato a suonare semplicemente i suoni, semplicemente a livello di comprensione, ma non pratico naturalmente, quindi semplicemente i suoni dell'accordo di Si bemolle settima diminuita. Quindi vedi questo suono quasi diabolico, che dico diabolico perché un tempo dalla Chiesa era ritenuto diabolico, per me non lo è e sono sicuro che sicuramente non lo è anche per te, ma per la Chiesa addirittura questo suono veniva proibito a livello compositivo da alcuni autori, ma magari anche di questo parleremo in un altro video. Ok, voglio farti un ultimo esempio, sia a livello armonico che a livello melodico, di come andare ad inserire questo accordo di Si bemolle settima diminuita. Cominciamo a livello armonico, quindi ti suonerò un blues in solo guitar style, ma focalizzandomi sulla parte armonica, e andrò a suonare questo accordo di Si bemolle settima diminuita all'interno della misura 6. 1, 2, 3, 4. La. Mi. La. Eccolo. Quinto. Vedi, quindi quando sono andato a suonare sulla sesta misura l'accordo di Si bemolle settima diminuita, mi trovavo in questa posizione della tastiera. Quindi sono semplicemente andato un po' più avanti col mio primo dito e ho ottenuto un accordo di Si bemolle settima diminuita.
che tra l'altro è un accordo simmetrico, ma anche di questo parleremo in un altro video. Proviamo adesso a fare un esempio inserendo all'interno di un blues in solo guitar style, questa volta completo, alternando qualche accordo con qualche fraseggio, il fraseggio specifico di Si bemolle settima diminuita sulla sesta misura. 1, 2, 3, 4. Vedi, in questo caso sono andato a suonare questi suoni in maniera verticale con questo arpeggio che andava a scandire le note di Si bemolle settima diminuita. Ok, adesso ti ho fatto parecchi esempi, vorrei che tu ti concentrassi solamente sulla sesta misura di un blues tradizionale e andassi ad aggiungere per il momento, se stai suonando in tonalità di Mi blues, il primo dito al primo tasto della quinta corda. Oppure in altre parti della tastiera, ad esempio in La blues, La, Re, andiamo ad aggiungere il secondo dito al sesto tasto della quinta corda e poi puoi continuare. Bene, per oggi è tutto, spero che queste informazioni siano abbastanza chiare. Qualora avessi domande non esitare a scrivere nella sezione commenti. Se questi contenuti ti piacciono ti invito a mettere mi piace e ad iscriverti al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao!